È tempo di presentazione per il quinto, che in vasca è già sceso due volte in questa stagione, in questo campionato di Serie A1. Una vittoria, una sconfitta di misura, è la strada giusta per la salvezza? Ma l'auspicio è quello, ce lo auguriamo tutti. Ovviamente quello di quest'anno è un campionato molto, molto difficile, molto equilibrato, e sarà importante avere una continuità di risultati. Direi che è un po' quello che si è visto nelle prime due partite, cioè tre squadre su tutte che faranno probabilmente un campionato a sé, tutte le altre che tutti i sabati si daranno battaglia. Noi crediamo di essere pronti e ogni sabato ci sarà da battagliare. E ogni sabato ci sarà il vostro pubblico, siete una delle realtà che riescono a coinvolgere di più la città, tanti gli spettatori che vengono a vedervi alle piscine dal Baro saranno anche loro fondamentali per raggiungere l'obiettivo? Assolutamente, saranno il nostro uomo in più. Comunque già si è visto nella prima partita casalinga contro il Trieste, hanno riempito e colorato la piscina, lo abbiamo visto lo scorso anno durante i playoff e promozione contro l'Arenante Salerno, dove hanno praticamente riempito tutta la piscina, ci sono state persone che sono state costrette ad andare via perché non c'era più possibilità di farle entrare. Loro sicuramente sono un'arma in più. Detto questo, noi dovremo lavorare sodo in settimana per farci trovare poi pronti al sabato. Ci racconti un pochino questo gruppo? Ma guarda, questo gruppo è nato in estate, abbiamo deciso di confermare quello che è, diciamo, lo zoccolo duro dello scorso anno, i ragazzi che hanno partecipato attivamente alla promozione, alcuni di loro anche alla precedente promozione, quella di due anni fa, e a questi che sono tutti ragazzi di indubbio valore, qualità umane e ovviamente sportive e tecniche. A questi abbiamo deciso di aggiungere quattro elementi stranieri che pensiamo possano andare a colmare quello che è il gap importante che c'è tra le squadre di A1 e le squadre di A2. Diciamo che nelle prime partite questo si è visto, perché comunque nonostante manchi ancora un po' di integrazione, quindi ci vorrà ancora tempo per arrivare proprio all'ottimo, direi che sono soddisfatto per quanto visto sia dai ragazzi italiani sia dai nuovi stranieri in queste prime due partite. Da capitano, che quinto è quello che ha già iniziato e continuerà questa nuova stagione in Serie A1? È un quinto che ha tutto nelle proprie mani, come dimostrano le prime due giornate di campionato. Abbiamo fatto una vittoria convincente in casa, invece una sconfitta, chiamala brutta, non mi piace, una sconfitta in trasferta che ci deve insegnare però che tutto dipende da noi. Se giochiamo bene, se giochiamo concentrati, se giochiamo uniti, si vince. Se invece andiamo incontro a squadre in trasferte pericolose o altro, il rischio di perdere, se c'è poca concentrazione, è alto. È un campionato ancora una volta spaccato, le prime tre che dovrebbero fare strada a sé, le altre che combatteranno per tutti gli obiettivi. La salvezza è alla vostra portata, magari potete provare a puntare ancora un pochino più in alto oppure prima piedi per terra. Assolutamente piedi per terra, partita dopo partita, prima di tutto la salvezza, c'è tantissimo equilibrio come parte le prime tre che fanno un campionato a parte, ogni partita, dimostrano anche i risultati di ieri di Ortigia e Canottieri, ogni partita è aperta e quindi soprattutto dalle partite in casa passeranno i nostri risultati e la nostra salvezza.